Continueremo il nostro progetto FPS VS Zombie. Allora, per ora gli zombie ancora non li abbiamo fatti, stiamo ancora lavorando sul personaggio. Ora, come vedete, ho una scena abbastanza bruttina. Una scena abbastanza bruttina, però vabbè, è solo per avere un'idea dello spazio. Quindi la texture, il material l'ho scaricato da Quixel Bridge. La casetta sicuramente sparirà, ma vabbè, per ora è qui. E quindi, che cosa ho fatto rispetto all'ultima volta? Allora, ve lo mostro subito. Play. E quindi, sì, ancora non ho fatto sistemato la roba, però vedete che adesso abbiamo lo zoom dell'arma. Quindi è abbastanza... Non so se abbiamo lavorato, non mi ricordo se abbiamo lavorato gli ammo, sì, quindi abbiamo già lavorato le munizioni. Ok, perfetto. Allora, che cosa volevo dirvi? Innanzitutto, vedete che c'è il mirino. Il mirino che ho aggiunto al centro del nostro HUD, quindi è un'immagine semplice che ho chiamato Crosshair, l'ho rinominata. E quindi questa immagine ha una size di 50-50 e ho messo l'immaginetta che avevo. Ora, una particolarità, perché vedete che qui c'ho il mirino normale, quando faccio il crosshair non ce l'ho più, per un po' complicare le cose. Quindi, perché come faccio questa cosa? Semplicemente ho creato due custom event nel widget, creando appunto turn on e il turn off. Quello che vado a fare è recuperare la variabile dell'immagine, questa qui. Fate attenzione che questa checkbox deve essere attivata, se no non possiamo recuperare la variabile. Quindi andiamo a recuperare la variabile, andiamo a fare il set brush. Il set brush serve per cambiare l'immagine. Quindi quello che sono andata a fare è semplicemente set brush. L'immagine è un'immagine, appunto, la brush è tipo, un tipo immagine, e qui sono andata a prendere il Crosshair 009 che avevo di default. E poi invece qui abbiamo il Crosshair Blank, quindi un'immagine vuota. Ok? Quindi fino a qui semplice, quindi questa parte non ci serve più. La parte complicata invece è nella weapon. Quindi finalmente in questo base weapon abbiamo più cose. Ho aggiunto una telecamera. Questa cosa non ve l'ho mai mostrata, nemmeno nei corsi precedenti, mi pare. Quindi fate attenzione perché è abbastanza... è un concetto nuovo che ancora non abbiamo visto. Allora, innanzitutto qui sono andata a mettere una variabile per verificare che stiamo nello zoom, che in inglese è Iron Sights, ok? Quindi io di solito programmo sempre in inglese, come ben sapete. Iron Sights, quindi questo ci dirà se siamo nello zoom o meno. Bene, ora dobbiamo lavorare sull'event graph. Quindi, questo lo vediamo più tardi, in realtà, anzi ve lo faccio subito. Se state ascoltando. Se sentite qualche passetto ora è il mio cane che mi sta controllando. Quindi se vado a fare un po' tutta sta roba, perché Recombine Struct Pin, poi vi spiego che cosa ho fatto qui. Opla. Quindi, ah sì, mi sa che non funzionava in realtà, che ancora non ero riuscita a sistemare la cosa. Ah no, sì, bene. Era per muovere la telecamera. Ora vi spiego. Prima andiamo sul Start Iron Sight, che è un evento che andremo a chiamare nell'FPS Character. Quindi, quando andiamo a chiamare il Start Iron Sight, evidentemente la variabile deve passare a true. E andiamo a switchare le telecamere. Come switchiamo le telecamere? Innanzitutto andiamo a prendere il Player Controller, che è il target. E poi il nuovo target
cioè la nuova telecamera sarà quella contenuta nell'actor attuale che si chiama self. Quindi andiamo ad utilizzare la funzione set view target view blend che permette di switchare le due telecamere. La stessa cosa andiamo a farlo sullo stopper insert, ma in modo inverso. Quindi qui andiamo a settare la variabile in false. Il nuovo obiettivo sarà il player character, quindi la telecamera contenuta nel player character, che è, non è altro che il nostro BP FPS character, e il player controller è sempre il target, perché vi ricordo che andiamo sempre a fare riferimento al player controller. Ok, particolarità, prima di andare avanti, sono andata a creare i miei propri player controller e come si chiama la camera manager. Praticamente quando andate qui andate a cercare camera manager questa qui, e praticamente vi permetterà di fare una cosa che a me serviva, che non volevo fare via codice perché ero un po' pigra ieri. Quindi questa cosa mi è servita per limitare lo zoom in basso. Qui l'ho lasciato di default, ma qui in basso vedete che non può andare più di così. Come mai? Perché nella player camera, oppa, sono andata a definire che qui abbiamo delle variabili min e max, quindi il view pitch min, che è quello che ci interessa, è a meno 50, prima era a meno 90 e mo l'ho messo a meno 50, così mi limita un po' la cosa. Perché ho creato il nostro proprio player controller è perché questa telecamera deve far parte del player controller. Infatti qui vedete che il player camera manager è diventato questo. Quindi ritorniamo nel nostro game mode e qui vedete che ho cambiato il player controller class. Potrebbe servirci in futuro, non lo so, perché ve lo dico sinceramente, sto programmando giorno dopo giorno, quindi ancora non ho piani, sto facendo così. Quindi abbiamo questa parte qui e qui quello che vado a dire. Ah no, scusate. Questo è il character. Ritorno sopra. Nell'event tick vado a verificare se stiamo nell'iron sight, quindi nello zoom, se la cosa è vera. Allora andrò a dire che la rotazione della telecamera del personaggio sarà uguale a quella del player controller. In questo modo possiamo muoverci liberamente sopra e sotto, perché prima di fare sta cosa ero limitata solo a destra e a sinistra. Attenzione, perché per fare questa cosa ho dovuto riattivare sul player il use controller pitch, use controller rotation pitch, perché sennò non avrebbe funzionato. Quindi nel player, ah sì, innanzitutto non riesco mai a scriverla sta cosa. Quindi innanzitutto ho creato un nuovo input. Ora sapete come creare gli input. Quindi ritorniamo nei nostri input. È un input di tipo booleano che si chiama IA Iron Sight. È un semplice booleano, come vi ho detto, non c'ha nulla di particolare. Quindi negli input sono andata semplicemente a dire che l'iron sight, quando andiamo a premere il right mouse button, quindi il tasto di destra del mouse, facciamo lo zoom. Ok? Semplice. Quindi il player clicca sul tasto destro, noi andiamo a prendere la reference della nostra arma e andiamo a dire che qui
facciamo lo start di Ironsight. Quindi il custom event qui di sotto, che è stato creato nel base weapon. Quindi, una volta che è stato fatto, andiamo a prendere la reference del player addref, quindi del widget del player, e vado a chiamare il custom event che abbiamo visto prima per switchare l'immagine del crosshair. Una volta che è stato fatto, quando è stato completato, andiamo a stoppare lo zoom grazie al weapon ref e andiamo a mettere il crosshair on rimettendo la piccola crocetta in mezzo allo schermo. Quindi voilà, qui sullo start non ho fatto nulla, è sempre uguale all'ultima volta, e vedete che comunque il codice sta iniziando a diventare un po' più complesso. Quindi qui faccio lo zoom, sparo, sì, mi occuperò di questa cosa. Ah, una cosa che non vi ho mostrato è che ho aggiunto anche il materiale, non ci avevo pensato, vedete? Quindi questi si chiamano dei decals. Praticamente sono andata a creare un materiale. Avevo un'immagine... Allora, decals. Avevo un'immagine semplice che si chiama Bullet Hole. Quindi praticamente è solo un'immagine, vedete? Un'immagine che si può fare benissimo con Photoshop. Da qui ho fatto un Create Material. E sono andata a creare questo materiale. Bim. Allora, la cosa importante è che qui il material domain deve essere un deferred decal. Bisogna dichiarare all'engine che è un materiale di tipo decal e che quindi ha la possibilità di essere translucent, come si dice in italiano, è opaco, quindi trasparente. Una volta che abbiamo recuperato la texture, potete fare un drag and drop oppure cliccare texture sample indicando l'immagine. Ok? Tic. Aspettate, tic. Qui non vi ho mostrato dove mettere l'immagine. Quindi LRBG è il base color e là è l'opacity. E quindi vedete che abbiamo un materiale che è un po' stranuccio, però ecco, funziona. Questo materiale... non voglio... Andiamo a chiamarlo in una funzione che finalmente ho modificato perché c'è l'Ironsight, quindi è importante che ve lo mostri, che è il Fire Weapon. Perché l'ho modificato, perché... Ora ve lo spiego. Quindi Fire Weapon. Ecco, qui ho usato, quindi abbiamo il line trace, quindi quella linea rossa che vedete che rispecchia il nostro tiro. Quindi qua sono andata a chiamare la funzione break hit result, che ci permette di recuperare il risultato di questo line trace. Quindi innanzitutto qui vado a recuperare la location, grazie alla location, nello spawn decal at location, perché questo ci permette di creare un decal, quindi il nostro materiale decal, andiamo a mettere la location come la location, e l'impact point, quindi il punto di impatto, va a recuperare la rotation. Qua ho definito la size del decal a 6, quindi vado a zoomarlo di 6 e qua posso dirgli quanto dura questo decal. Per ora vado a mettere, che ne so, 4 secondi e poi sparisce. E ovviamente qui mettete il materiale. Quindi un'altra cosa che ho fatto una volta che ho l'Ironsight è utilizzare un select per vedere se quale telecamera utilizziamo. Quindi se stiamo utilizzando la telecamera del player, allora il line trace andrà a essere quello della telecamera del player, se no la telecamera sarà quella dell'arma
perché evidentemente il tiro è modificato rispetto alla posizione della telecamera. Se mettessi una telecamera diversa, il tiro sarebbe storto. Quindi in base a questo, andiamo a definire quale telecamera stiamo utilizzando. E voilà. Ok? Quindi questo è tutto. E il risultato, come vi ho mostrato, era quello. Voglio solo mostrarvi con la pistola, cosa che ancora non mi convince, ve lo dico subito. Ah, vedete qui la telecamera, finalmente ho tolto l'arm length perché la telecamera mi va bene così, semplice. Quindi la telecamera, scusate, la pistola, bipira, pistola. Ancora non ho bevuto abbastanza caffè. Metto play, qui abbiamo una pistola. Vado a zoomare. Bim. Ah no, bim no, perché non dobbiamo fare reload. Ah, questa cosa la devo verificare. Ah, quindi se faccio reload e metto... Qui bisogna mettere un booleano per impedire appunto di fare questa azione. Vabbè. Vedete che testando c'è per ora il tutto funziona. E ci vediamo al prossimo video, nel quale continuiamo ancora con le armi.